Amiche, potevo lasciarvi senza video? Assolutamente no. Come vi ho detto domenica, sarebbe stato un pochino difficile. Cioè, insomma, ce l'ho messa tutta, l'ho terminato il poncio, adesso ve lo faccio vedere. Parliamo del poncio, poi lo pubblico venerdì a questo punto perché pubblicarlo ora, insomma, ha poco senso, visto che siete abituate alle 9 del mattino di avere il vostro tutorial. Allora, è stato un periodo un po' complicato, poi ne parleremo anche in una live. Vediamo se domani ci riesco, ma in base alle cose di casa, ecco, ve lo devo dire. Per cui devo vedere un attimino, un periodo un pochino così, però tutto ok, l'influenza, insomma, sto molto meglio, però ovviamente ieri è stato un pochino difficile terminare, ho fatto veramente tanta fatica, più che altro la stanchezza dell'influenza che ti lascia. Ma allo stesso tempo, insomma, l'ho terminato. Poi mi vedo un'idea, perché ho detto adesso vado ad accendere la videocamera, parlo con le mie amiche, mi consigliano così per venerdì abbiamo il nostro tutorial, mercoledì il podcast e poi spero martedì la live. Vediamo, ancora sono un pochino raffreddata. Allora, vi voglio far vedere il poncio terminato. Eccolo qua. Molto caldo, ha due versioni, perché io ho iniziato i due pannelli, l'ho iniziati con una sequenza di colori, poi ho invertito con le cuciture, in maniera di avere qui un pochino più di beige tortora, da questo lato avere un pochino più di blu. Ecco, infatti sotto, non so se si vede, sì, sotto si vede il blu, invece qui il beige. Proprio allora, poi avevo pensato di fare un collo, ma siccome è molto vaporoso il nostro filato, un filato coccoloso, ho pensato se in questo periodo non lo vogliamo mettere, ma sempre abbiamo una camicia sotto, abbiamo un lupetto, o lo vogliamo portare scollato perché ci piace portarlo su, abbastanza lungo poi, arriva fino al gomito, poi vedete le foto venerdì. Allora, dicevo, avevo pensato, ho chiuso la porta e c'è Fiona che vuole uscire, va a fiutare sotto la porta. Allora, questo è quello che avanza del filato. Io ho scelto ovviamente il blu, il bizzarro, per chi non l'avesse visto, poi il beige e il tortora. Diciamo, non so, sono avanzati 150 grammi, penso di sì, di filato. Avevo pensato di fare un collo. Che ne pensate? Casomai un collo col punto a rilievo, possiamo fare dei punti a rilievo, perché questo filato, come vedete, non si presta molto a punti complicati, insomma, o punti particolari, punti fantasia, ecco, come questo. Ma ovviamente dobbiamo andare un pochino a maglia alta, io sono andata a maglia alta, qui possiamo rifinire, avevo pensato anche di farlo da qui dal collo, però ho detto, ma se io lo voglio mettere adesso, questo collo non mi serve, non mi occorre, lo vogliamo fare staccato, casomai non vi faccio il tutorial, perché però vi posso dare l'indicazione, oppure lo faccio adesso, visto che lo pubblico per venerdì, posso fare due tutorial in uno. Oppure il collo lo pubblichiamo per il lunedì successivo, in maniera che avete, io penso che si può fare sicuramente, un collo e poi vi faccio la foto, un collo che scende un pochino giù, in maniera che se fa abbastanza caldo, diciamo, togliamo i capelli, sempre di mezzo questi capelli, è così. Ecco qui. Io qui non lo vado neanche a rifinire perché è talmente un filato che non serve. Cioè, non occorre, vedete? Non occorre proprio. E la sequenza, ve la lascio poi sul blog, vi lascio la sequenza dei punti che ho realizzato. Diciamo che con due rocche ce la facciamo, credo di no, devo pesarlo. Con due rocche, no, perché essendo due rocche, se sono tipo 150 grammi di filato, ce ne occorrono per forza 3 per la mia taglia 1 ml. Diciamo che non l'ho fatto molto,
molto largo, molto comodo, giusto, perché quando è troppo largo, con un filato così morbido, coccoloso, cosa succede? Ci vengono delle grosse onde, specialmente chi ha un seno come il mio, insomma, molto morbido. Che cosa succede? Me lo solleva. Solleva il poncio, per cui lo devo allungare un pochino e devo un pochino, diciamo, snellire la mia figura, no? Perché se andiamo a lavorare un poncio che è corto e abbiamo un seno molto, diciamo, morbido, lo solleva, ci rimane la punta sollevata ed è bruttissimo, bruttissimo, perché io man mano, poi che a parte questo modello, ma ho realizzato altri modelli, ho dovuto indossarlo e vedere poi come cade su una circonferenza morbida. E così sui fianchi lo facciamo corto, abbiamo un seno, diciamo, di giusta misura cosa intendo? Non abbiamo una 42, poi una 42 la parte del seno, no? Non abbiamo, insomma, come me che risulta una 44 e qui ho, diciamo, una 48, cioè proprio un dislivello enorme. E questo mi crea che devo stare attenta con le misure. In quel caso che abbiamo i fianchi morbidi, cosa succede? Lo facciamo corto, abbiamo un seno più piccolino, si vedono di più, diciamo, le forme dei fianchi e non si solleva, ma si appoggia laterale. Per cui, in base a come siamo noi col fisico, poi se abbiamo un fisico, una figura, diciamo, con le misure giuste, anche se abbiamo una 50, ma abbiamo 50. Diciamo sui fianchi, sul seno, abbiamo, diciamo che la figura, insomma, scende meglio, però noi dobbiamo lavorare un poncio che va bene un pochino a tutte, per cui vi do anche le misure per chi è una S nel video, per chi è una, insomma, misura come me, una ML, poi potete farli sicuramente insomma, più grande il poncio. Non vado a mettere le frange. Io voglio i commenti sotto, voglio sapere, voglio sapere se preferite che realizzo il collo oppure no. Non ho fatto la foto la lasciamo per venerdì. Insomma, in questo periodo una corsa, ho parlato tantissimo, tantissimo con voi, un periodo succede di avere un, devo dire che da quando che realizzo, insomma, l'uncinetto sono riuscita sempre a mantenere molto molto precisa, ma anche con l'influenza sempre precisa e altre cose, però quando ci sono ancora qualche dinamica che purtroppo non si è in casa, e se non si è in casa è difficile, non posso diventare in due, ecco, il problema è quello, se non si è in casa. Allora, con l'influenza più non sono stata in casa, poi vi racconterò, ma vediamo, insomma, poi vi racconto, insomma, niente di particolare, o però insomma questo succede nella vita di tutti i giorni, per cui bisogna cambiare un pochino il programma, no? 12 mesi sempre attiva per 4 anni, succede un piccolo periodo dove ci sono delle esigenze che non possiamo, insomma, farne a meno, ecco. E poi ne parleremo, non vi voglio angosciare, però voglio sapere del poncio, vi ricordo ancora i colori. Il beige, il blu e il tortora. Se volete realizzare in tinta unita, lo potete fare in tinta unita. Questa avevo pensato di fare le righe in questo modo, ma poi vi dovevo dare le misure perché per me ci vogliono sugli 80 centimetri. Poi potevate andare in larghezza, però poi per fisici diversi la lunghezza doveva essere diversa, per cui dovevo dare più misure. Invece, lavorando il pannello dal lato corto, andando a lavorare poi in lungo, in questo caso non c'è assolutamente il problema perché lì potete poi misurarlo e lo potete vedere, perché realizzate poi due pannelli, realizzate i due pannelli, andate avanti, siete sicuri che avete fatto 70-70 centimetri, mettete i marcapunti, lo provate, se no quindi si apre, non va bene, vado avanti altri 10 centimetri. In questo caso lo potete sistemare. Invece, se andiamo a lavorare in lunghezza, poi non lo potete sistemare perché la lunghezza poi è quella e c'è il problema, ecco, per cui poi dopo non riuscivo a dare a tutte le indicazioni giuste. Invece, in questo modo, anche se è un particolare con i colori, avete tutto il tempo poi di poterlo realizzare. A parte è velocissimo da fare, io perché non ci sono stata e poi sono stata male, ma allo stesso tempo è proprio veloce da fare. Questo filato le principianti lo possono assolutamente lavorare senza problemi, non c'è col tatto, si lavora
non si perdono i punti. Ho disfatto anche un pochino, quello sempre mi succede, però ho dovuto disfare due righe perché avevo fatto due righe in più, perché avevo contato la stessa sequenza di righe, che poi vi lascio una scheda nel blog. Allora, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo di avermi seguito anche oggi, non potevo non lasciarvi senza video, assolutamente. E ci vediamo martedì, incrociamo le dita, non lo so, martedì dipende, poi vi racconto, poi casomai la facciamo di sera, se riesco a avere un pochino di silenzio, se ce la faccio, se no sentirete sotto un po' di chiacchiericcio, va bene lo stesso, e se no la faremo la sera, vi lascio sempre il link, qui date un'occhiata sulla community di YouTube. Poi mercoledì il podcast e poi ci vediamo venerdì con il tutorial del poncio. E poi se volete io faccio il collo perché io ci provo, casomai a rilievo un pochino diverso. Però il problema stiamo pensando, abbiamo le righe in questo modo, poi le righe fatte così non va bene, perché dobbiamo lavorarlo. Le righe come le facciamo? Adesso sto pensando. Dopo risultano per dritto. Se no dobbiamo lavorare il pannello per lungo, però dopo l'abbiamo per così e comunque di traverso. Fatemi sapere anche questo, dobbiamo un attimino ragionare anche su questo. Io vi saluto, vi do un bacione con lo scrocchio anche oggi, perché di lunedì non ho mai chiacchierato, per chi mi adora quando chiacchiero. C'è la chiacchierona è tornata. Allora, un bacione a tutti e ci vediamo. Già vi ho detto, insomma, tutti i giorni. Per cui un bacione e ci vediamo martedì forse, vediamo. Baci.